Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la review di uno dei giocatori più talentuosi del Milan di quest'anno, Giacomo Bonaventura, nella sua versione Team of the Season. La carta si presenta, così come quell'upgrade, nel ruolo di esterno sinistro e ha un overall di 87. Devo ammettere che ero partito un po' scettico per quanto riguarda questo giocatore, ma provandolo mi sono dovuto assolutamente ricredere. È uno degli esterni con cui mi sono trovato meglio, per molti motivi. Il primo di questi è la completezza. Non ha valori incredibilmente alti, però ha tutte le statistiche tra l'80 e il 90, tranne quelle di difesa che sono leggermente più basse, oscillano tra i 70 e gli 80. E questo secondo me lo rende un ottimo giocatore perché è molto duttile tatticamente. E si adatta bene allo stile di gioco di ognuno. Infatti è molto forte sia schierato da esterno sinistro, quindi a centrocampo, dove grazie al suo alto medio di work rates e all'80 di aggressività va a rincorrere gli avversari e a recuperare i palloni. E grazie anche alle discrete doti difensive che di solito gli esterni non hanno, mi è capitato più volte che fermasse attaccanti avversari lanciati a rete. E è comunque forte schierandolo anche come ala sinistra, quindi in un tridente come attaccante. E qui infatti è in grado di dribblare avversari, crossare e tirare in maniera eccellente. E è proprio il tiro la caratteristica che più mi ha sorpreso di questo giocatore. Ha infatti 86 sulla carta ed è secondo soltanto a Insigne e Team of the Season per quanto riguarda il valore di tiro tra gli esterni di Serie A, che comunque ha 88, quindi soltanto 2 punti in più. E come ho detto prima, però è un giocatore che si adatta bene ad ogni stile di gioco, perché oltre al tiro e al dribbling ha anche valori molto elevati nei passaggi, soprattutto il 90 di cross e il 92 di passaggio corto, che gli permettono sia di andare sul fondo e crossare in mezzo, sia a centrarsi e cercare l'inserimento centrale dell'attaccante con un passaggio filtrante. In più ha 91 di long shot, con 91 di potenza tiro che gli permette di tirare delle vere e proprie sassate da fuori area ed un molto più che dignitoso 84 di posizionamento e 82 di finalizzazione che gli permettono di essere letale anche da dentro l'area con tiro di precisione. E quindi tutte queste cose lo rendono veramente un giocatore letale per chiunque, secondo me, perché è in grado di adattarsi allo stile di gioco di ognuno, sia a persone come me ad esempio, a cui piace utilizzare gli esterni per accentrarmi e tirare, e infatti ho trovato un Bonaventura un giocatore perfetto per il mio stile di gioco, ma anche a chi piace andare sul fondo e crossare, perché appunto ha valori di cross altissimi. E insomma, si può adattare veramente, penso, allo stile di gioco di ognuno, perché ha i valori giusti per fare qualsiasi cosa. Una cosa veramente positiva di questo giocatore, che di solito non cito io nelle mie review, è secondo me il prezzo. E infatti è veramente sottovalutato da chiunque, penso, perché il prezzo si aggira tra i 36.000 e i 40.000. E quindi veramente bassissimo per un giocatore con queste caratteristiche, secondo me da prendere assolutamente, anche solo per provarlo. E quindi anche, cioè, il prezzo rientrerà sicuramente nei pro. E anche perché comunque è difficile riassumere pro e contro di questo giocatore in una lista. Comunque, quello che più mi ha colpito di lui è stato assolutamente il tiro, la completezza generale che ha in ogni reparto e l'adattabilità a ogni stile di gioco o di modulo e, come appunto ho appena detto, il prezzo. Mentre di contro non ne ho trovati. Il voto finale che do a questo giocatore è 9. Detto questo, io vi saluto e ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!